Nel Vangelo di oggi preso da Matteo, al capitolo 25, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». In questo mondo siamo in cammino, siamo pellegrini verso una meta, verso il regno, e il cammino richiede una vigilanza. Gesù, per far comprendere come deve essere l'attesa, ci presenta la parabola delle 10 vergini che vanno incontro allo sposo con le loro lampade. 5 di esse non prendono con sé olio e così vedono le loro lampade spegnersi. Arriva lo sposo, solo 5 gli vanno incontro con le lampade accese, le altre restano fuori di fronte alla porta chiusa, con una parola dello sposo che risuona come una condanna alle loro orecchie: «Non vi conosco». Le 5 ragazze sagge si identificano con le loro lampade. Ciascuna è una persona lampada, luminosa e illuminante per l'incontro con lo sposo. Non solo portano le lampade, ma anche l'olio, quello che permette, bruciandosi, di dare luce. Portano con sé la fede, la speranza, l'amore per un incontro tanto atteso e ricco di gioia. La fede, la speranza, la carità non si possono chiedere in prestito. Ognuno deve esserne provvisto per sé. Il bene non si può quindi negoziare, quindi né comprare né vendere. A ciascuno spetta il grande compito della decisione di essere stolto o saggio. Da questo dipende se faremo parte della festa o meno. La pagina del Vangelo ci presenta Gesù che invita alla vigilanza. La vigilanza è motivata dall'incertezza circa la data dell'arrivo del Signore. Tocca a noi quindi raggiungere la sapienza della vita, vivere sempre preparati, sempre pronti. Non sappiamo quando il Signore verrà né come verrà, ma una cosa è certa: sappiamo che verrà. Allora non deve esserci la curiosità nell'attesa, ma la vigilanza. È bella l'immagine che presenta il cristiano come uno che aspetta qualcuno, che aspetta non con le mani in mano, col rischio di addormentarsi, ma con un'attesa attiva, operosa, intelligente, che prepara l'incontro. Scriveva Rolfo Leroux: «Ho fatto un sogno. Un uomo si presenta al giudizio del Signore e gli dice: vedi, Signore, non ho fatto niente di disonesto, di cattivo, di male. Signore, le mie mani sono pure, sono pulite. Senza dubbio, risponde Dio, ma sono anche vuote». A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.